Buongiorno, Daniele Nava, neo sottosegretario delle riforme istituzionali, enti locali, sedi territoriali e programmazione negoziata della Regione Lombardia. Una domanda velocissima. Visto che lei conosce il territorio, quindi conosce come funzionano gli enti locali, ora che è stato nominato come sottosegretario in questa importante sezione della Regione Lombardia, mi spieghi come dovrebbero collaborare enti locali ed enti sovralocali? Beh, credo che la collaborazione in un momento inoltre dove i bilanci degli enti locali sono veramente risicati all'osso sia assolutamente essenziale, perché laddove non può arrivare il singolo ente locale può arrivare la collaborazione economica, ma non solo, tra i diversi livelli di governo. È chiaro che la sussidiarietà, cioè lasciare all'ente più vicino al territorio le competenze e i servizi da erogare ai cittadini, rimane sempre un caposaldo assoluto che la Regione Lombardia porta avanti. È chiaro che però in questa fase la collaborazione tra enti, sotto tutti i punti di vista, anche su campi come quello dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, con tutti i nuovi strumenti tecnologici, rimane assolutamente fondamentale.